Risotto alla primavera con gamberi e asparagi. Un piatto primaverile dal gusto delicato e raffinato, il risotto alla primavera con gamberi e asparagi è una ricetta semplice da preparare ma davvero sfiziosa. Gli asparagi conferiscono al piatto una nota di sapore in più, mentre i gamberi si prestano a dare un tocco di sapidità e croccantezza al risotto. Ideale come secondo piatto, il risotto alla primavera con gamberi e asparagi è un piatto che non passerà inosservato. Ingredienti: 320 g di riso carnaroli, 150 g di gamberi, 300 g di asparagi, un mezzo cipolla, 1,5 l di brodo vegetale, 30 g di burro, 30 g di parmigiano grattugiato, cubi di olio extravergine di oliva, cubi di sale. Preparazione. Inizia preparando il brodo vegetale. In una pentola capiente versa l'acqua, aggiungi una cipolla intera sbucciata, una carota, una costa di sedano e un pomodoro. Porta a bollore e lascia sobbollire per almeno 20 minuti. Lava e sguscia i gamberi, poi tienili da parte. Lava bene gli asparagi, poi tagliali a pezzi di circa 2 cm. Se desideri puoi usare sia la parte terminale, sia quella bianca. In una pentola capiente versa un filo d'olio extravergine di oliva e una noce di burro, poi aggiungi la cipolla tritata. Quando la cipolla inizia a dorare, aggiungi il riso, mescolando bene con un cucchiaio di legno. Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. A questo punto, aggiungi gli asparagi e i gamberi e mescola. Versa circa un mestolo di brodo vegetale caldo, mescola e lascia cuocere a fuoco lento. Prosegui aggiungendo il brodo man mano che viene assorbito. Un minuto prima della fine della cottura, aggiungi una noce di burro e una spolverata di parmigiano grattugiato. Impiatta e servi il tuo risotto alla primavera con gamberi e asparagi ben caldo.